Visita ieri mattina presso gli uffici della Capitaneria di Porto di Agropoli e Palinuro del capitano di vascello Daniele Di Guardo, che presto lascerà l'incarico di capo del compartimento marittimo di Salerno, e del capitano di vascello Rosario Loreto, che prenderà invece il suo posto. Insieme hanno voluto incontrare i sindaci dei due territori costieri e salutare tutto il personale della Guardia Costiera. Presente all'incontro anche il comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Agropoli, Valerio Di Valerio. Un in bocca al lupo per l'importante ruolo che andrà ad assumere, dice il sindaco Adamo Coppola. Durante il nostro confronto io ho descritto le bellezze della nostra città e in particolare della nostra costa, l'importanza dell'area portuale ed anche alcuni problemi che contiamo di risolvere a breve, come quello della Posidonia. Ho auspicato, conclude Coppola, la massima collaborazione tra istituzioni, come è avvenuto con il suo predecessore, il capitano Di Guardo, con il quale c'è stata sempre grande sinergia. Ad entrambi auguro buon vento.